Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, è mercoledì. Benvenuti di nuovo a questa nostra lezione di attività motoria in streaming. Innanzitutto oggi voglio spendere un minuto per ringraziare tutte le persone che ci stanno scrivendo e che hanno cominciato a seguire queste lezioni. Molti di voi non mi conoscono personalmente e probabilmente sono arrivate qui perché invitate da amici o conoscenti. Il mio nome è Viviana, io mi occupo di attività motoria adattata per i malati di Parkinson e sono il presidente di MOVIT, che è un'associazione che si occupa di persone affette da Parkinson, ma anche dei loro familiari e caregiver. Abitualmente le lezioni di attività motoria non le gestisco solamente io, ma ho dei colleghi che lavorano insieme a me sul campo. In questo momento continuiamo l'offerta di attività motoria solo invece attraverso queste lezioni e poi sempre sulla nostra pagina Facebook da ieri abbiamo iniziato a postare delle brevi sequenze realizzate per voi da Elena, la nostra insegnante di yoga. Cosa faremo oggi? Faremo come sempre degli esercizi di sensibilizzazione e di automassaggio delle piante dei piedi per aiutare a far partire la circolazione negli arti inferiori, ma soprattutto donare una sana e solida base di appoggio al corpo, fondamentale per l'equilibrio, e poi faremo esercizi di mobilizzazione, allungamento muscolare, rinforzo muscolare, postura ed equilibrio, che sono un pochino sempre le tematiche dei nostri incontri. Come vi avevo anticipato, ci sono una serie di cose che utilizzeremo per fare questa lezione, la maggior parte delle quali potete trovarla tranquillamente a casa. Ci serve come sempre una sedia, possibilmente senza braccioli, e siccome oggi faremo degli esercizi anche transizione dalla posizione seduta alla posizione in piedi, vi conviene tenervi vicino un'altra sedia che in caso di equilibrio precario potrete recuperare dopo come ausilio ulteriore. In aggiunta a questo, ho chiesto nelle lezioni precedenti di procurarsi una banda elastica acquistabile tranquillamente online. Se non l'avete non dovete preoccuparvi perché con la banda faremo solo un paio di esercizi per ciascuna lezione. La banda vi servirà anche per fare degli esercizi che magari non vedremo oggi, ma vedremo nei giorni a venire di mobilizzazione di manualità fine. Se non avete una banda elastica in casa, comunque per le prossime lezioni procurate di avere a portata di mano un foulard che farà esattamente lo stesso servizio della banda elastica per le manualità fini. Ci servirà poi un bastone che può essere tranquillissimamente il manico di una scopa e chi non ha una scopa in casa e una palla di spugna così o anche più grande che può essere tranquillamente sostituita da un cuscino abbastanza consistente e la nostra solita immancabile pallina da tennis che in caso di mancanza può essere sostituita da una qualsiasi altra pallina. Fate attenzione però nello scegliere la pallina che userete perché se le palline sono troppo dure, tipo ad esempio quelle da golf, non sono proprio adatte per il tipo di lavoro che andremo a fare. Altra piccola nota prima di cominciare gli esercizi, la proposta che andiamo a fare durante la lezione è studiata in modo da essere fruibile e accessibile alla stragrande maggioranza delle persone che ci seguono. Per questa ragione faremo degli esercizi prevalentemente da seduti oppure in piedi usando, nel caso ce ne fosse bisogno, la spalliera della seggiola come aiuto e supporto per l'equilibrio laddove l'equilibrio magari è un po' precario. Nel caso non vi fosse assolutamente possibile lavorare da in piedi, usate il tempo in cui faremo gli esercizi da in piedi per eseguire gli stessi esercizi in forma modificata e vi spiegherò come via via, oppure per ripetere alcuni degli esercizi che abbiamo eseguito da seduti o anche senza nessun tipo di problema per riposarvi e tirare il fiato un secondo. Vi ricordo inoltre che tutte le lezioni rimangono a disposizione sulla pagina Facebook dell'associazione MOVIT, ma vengono poi anche caricate sul nostro canale YouTube MOVIT Onlus. Questo per far sì che
Chiunque di voi abbia voglia di andare a riprendere delle lezioni che abbiamo fatto e magari andare ad eseguire quei pezzetti di esercizi che aveva trovato particolarmente utili, lo possa fare in qualsiasi momento. E ancora di più perché non tutti hanno un account Facebook e così, essendo su YouTube ed essendo pubbliche, anche magari alcuni vostri amici o conoscenti che non ci possono seguire in diretta, possono comunque seguire le nostre lezioni. L'ultimissima cosa che vi dico riguarda il dosaggio degli esercizi. Io farò degli esercizi e nella maggior parte dei casi non vi darò un ritmo di esecuzione né vi chiederò un numero specifico di ripetizioni per ciascun esercizio. Questo perché il mio pensiero principale è che le cose vanno fatte bene e che spesso quando dall'esterno si impone un ritmo, questo ritmo non si sposa con la capacità e la possibilità di esecuzione di chi sta facendo l'esercizio. Inoltre, spesso vi chiederò di adeguare il movimento del corpo alla velocità della respirazione e in ultima analisi, l'ultima cosa che vi ricordo è relativa al vostro livello di preparazione e, chiamiamolo così, di allenamento. Se non fate abitualmente attività motoria o anche solo abitualmente non lavorate con me, tenete conto che alcuni degli esercizi che magari sono nuovi rappresentano un impegno, oltre che muscolare, cognitivo, che potrebbe farvi stancare più velocemente. In qualsiasi momento vi dovesse sentire stanchi o che vi gira la testa o con il fiatone, vi potete fermare tranquillamente, eventualmente sedervi e riposarvi. Quando poi vi sentirete di nuovo in grado di riprendere, riaggancerete gli esercizi al punto dove noi siamo arrivati con la lezione. E un'ultima indicazione riguarda invece che cosa devo sentire. Lo scopo generale di queste lezioni è continuare a muoversi e, attraverso il movimento, stare meglio fisicamente prima di tutto. Questo significa che tutti gli esercizi che andremo a fare non dovranno mai darvi la sensazione di dolore. Se ci sono delle parti del corpo, che spesso possono essere le spalle o la schiena o le ginocchia, che a un certo punto mentre fate l'esercizio vi fanno male, quelle parti del corpo dicendovi male vi stanno dicendo che quell'esercizio per voi in quel momento non va bene e quindi lo dovete interrompere. Ultimissima nota prima di cominciare, per qualsiasi tipo di domanda doveste avere in relazione agli esercizi che andiamo a proporre, soprattutto se vi rendete conto che alcune cose vi sono impossibili da fare o vi provocano dolore, noi siamo a vostra disposizione e quindi scriveteci tranquillamente che poi avremo modo di rispondervi e speriamo di chiarire i vostri dubbi. Ora, iniziamo la lezione come sempre da seduti e nel partire vi chiederei, prima di ogni altra cosa, di sedervi sulla parte davanti della sedia e quindi senza usare lo schienale, in modo da cominciare a lavorare la muscolatura del tronco che costituisce il nostro sostegno e supporto principale. Da questa posizione seduta dovremo sentire entrambi i glutei bene appoggiati sulla sedia. Sotto, dove il sedere prende contatto con la sedia, ci sono due ossa, gli ischi. Se la sedia non ha una seduta imbottita, dovreste sentire queste ossa che appoggiano sul piano della sedia e l'ischio sinistro e l'ischio destro dovrebbero prendere lo stesso quantitativo di peso, altrimenti vuol dire che siamo seduti storti. I piedi sono ben piantati sul pavimento e sono appoggiati a una distanza tra di loro che è pari a quella dei fianchi, che poi è replicata anche nelle ginocchia. Ora prendiamoci un istante per ascoltare la posizione e nell'ascoltare la posizione vi pregherei di, se potete, chiudere gli occhi per migliorare la capacità di ascolto. Sentite per favore il modo in cui i piedi appoggiano a terra, il modo in cui gli ischi appoggiano sulla sedia, cercando di lasciare le spalle e le braccia rilassate o abbandonando le braccia lungo il corpo oppure mantenendole rilassate con le mani appoggiate in grembo. Da questa posizione sentiamo il collo, che dovrebbe essere morbido, rilassato, e le spalle, che dovrebbero essere distanti dalle orecchie. Sentiamo l'allineamento della colonna e l'appoggio degli ischi sopra la sedia.
Ora, da questa posizione partiremo con i lavori che riguardano i piedi e andremo poi a salire. La nostra pallina da tennis è appoggiata lì a terra. Vi consiglio, per evitare che la pallina scivoli quando facciamo questi lavori, di appoggiare la pallina sopra un tappeto o qualcosa di simile, o anche un grande asciugamano, di modo che non possa schizzare via. Iniziamo con un piede a vostra scelta a fare un massaggio della pianta del piede, usando il piede per far rotolare la pallina in avanti e indietro. E nel fare questo lavoro andiamo a cercare di massaggiare tutti i punti della pianta del piede, dalla punta fino al tallone, e se c'è già una buona capacità di controllo della pallina, un pochino sul bordo interno e un pochino sul bordo esterno, in modo da veramente massaggiare gentilmente tutta la pianta del piede. Questo esercizio ha lo scopo principale di cominciare a risvegliare un pochino la circolazione del sangue là nei piedi e risvegliare la sensibilità cutanea. In questo momento non applicate praticamente nessuna pressione, fate semplicemente scorrere la pallina in avanti e indietro. Ora, passando la pallina sotto all'altro piede, andiamo ad eseguire lo stesso identico movimento. Questo lavoro di massaggio delle piante dei piedi lo propongo sempre all'inizio di ogni lezione, perché proprio ha questo scopo di ristabilire bene la comunicazione tra la periferia, le piante dei piedi, e il sistema centrale, con lo scopo proprio di aiutarmi a sentire meglio i piedi. Se io sento meglio una parte del corpo, sarò in grado di utilizzarla in maniera più efficiente e più efficace. E lo scopo è proprio questo. Inoltre, in queste giornate in cui spesso siamo in casa e magari si sta più seduti del solito, la circolazione, soprattutto nelle gambe, tende a rallentare. Questo esercizio, più altri che andremo a fare che interessano i piedi e le caviglie, hanno proprio lo scopo di attivare la muscolatura della parte bassa delle gambe, che come una specie di pompa favorisce il ritorno venoso dai piedi verso il cuore. Ora, interrompiamo il movimento di massaggio e appoggiamo entrambe le piante dei piedi a terra. E quello che facciamo, stando bene diritti con la colonna, ora, è cominciare a fare una sorta di marcia sollevando solo i talloni da terra. Mentre facciamo la marcia, stiamo attenti ad avere sempre i piedi e le ginocchia alla larghezza pari a quella dei fianchi. Inizialmente la marcia avrà un ritmo che voi trovate comodo e l'obiettivo iniziale sarà quello di cominciare a muovere un po' alla volta le articolazioni delle dita. Perché? Adesso, mano a mano che faremo l'esercizio, vi chiederò, già fin d'ora, di rallentare il movimento delle caviglie e di concentrarvi su due elementi: il tallone che sale in alto, più in alto che può, e di conseguenza le dita che si piegano più che possono. Ricordatevi che bisogna lavorare lentamente per poter lavorare bene. Di conseguenza, più devo mettere l'attenzione e l'intenzione su uno specifico movimento o su un particolare di quel movimento, più dovrò rallentare il lavoro che sto facendo per permettermi di concentrarmi su quello che devo fare. Da questa posizione, ma semplicemente spostando i piedi tanto così più avanti di dove li abbiamo ora, andiamo invece a fare il movimento opposto, sollevando quindi la punta e possibilmente la pianta del piede da terra, facendo perno praticamente sul tallone. Questo esercizio vi chiederei di farlo già da subito con un ritmo più basso rispetto a quello di prima, perché l'enfasi che mettiamo quando solleviamo la punta del piede è molto importante, perché stimola la muscolatura di questa fascia anteriore e laterale della gamba, della parte bassa della gamba, e rinforza proprio quei muscoli che si occupano del sollevamento della punta del piede
durante la marcia e che sono così importanti perché in realtà si occupano anche di, attraverso un sistema riflesso, fissare le punte dei piedi a terra nel momento in cui il mio corpo subisce uno sbilanciamento all'indietro. Capite bene che questi muscoli nella prevenzione delle cadute giocano un ruolo molto importante. Ora interrompiamo questo movimento e andiamo invece a lavorare di nuovo piedi e caviglie dalla stazione eretta. Ricordatevi per favore che se non ve la sentite di alzarvi in piedi, questi esercizi potete ripeterli tranquillamente da seduti. Lavorando da in piedi ci posizioniamo dietro alla sedia e inizialmente assumiamo la fantastica posizione di piedi paralleli alla larghezza dei fianchi. E le mani le potete tenere già fin d'ora appoggiate sulla spalliera della sedia se questa cosa vi dà sicurezza sull'equilibrio, altrimenti anche lungo il corpo. Ascoltate per un istante, per favore, il modo in cui i piedi appoggiano a terra. Se sentite che il peso del corpo è sbilanciato in avanti e quindi sentite un sacco di peso sulle dita e non sui talloni, oppure viceversa, sentite se avete le ginocchia distese oppure le ginocchia tendono a stare piegate. Sentite se un piede prende più peso dell'altro. Poi, tranquillamente con le mani appoggiate alla spalliera della sedia, iniziamo a fare nuovamente il movimento di massaggio della pianta del piede facendo il rotolamento. Questo movimento lo facciamo dando più peso. In che modo? Quando il piede è appoggiato con l'avampiede sulla pallina, iniziamo a premere e manteniamo la pressione fino a che non siamo arrivati al tallone. Nel fare questo lavoro vi accorgerete che la muscolatura del piede comincia a rispondere in una maniera differente. Magari un pochino si lamenta, proprio nella parte centrale, perché è lì che ci sono le grandi contratture, cioè lì c'è la parte muscolare del piede, quella più importante, e lì è possibile che ci sia la parte che si lamenta di più. Se poi vogliamo andare a parlare di parti che si lamentano maggiormente, vi ricordo che l'incavo del piede e soprattutto questa linea interna è sicuramente una delle parti che si farà più sentire. Lo stesso identico lavoro lo andiamo a fare con l'altro piede. Vi ricordo che non è assolutissimamente un problema fare gli esercizi appoggiati alla spalliera della sedia. Io in questo momento l'ho tolta per permettervi di vedere meglio che cosa sto facendo. Allo stesso tempo, non è un'onta appoggiarsi alla spalliera della sedia. Spesso è solo una questione anche di sicurezza psicologica. Se io non sono sicuro mentre faccio l'esercizio e sono tutto teso perché ho paura di perdere l'equilibrio, beh, insomma, l'esercizio non verrà fatto proprio bene. Allora, vale di più la pena di appoggiarsi, di sentirsi tranquilli e di dedicare tutta l'attenzione al lavoro di massaggio. Quando trovate dei punti della pianta del piede dove sentite come un nodino, quelle sono delle contratture e potrebbe essere utile lavorarle con un pochino più di attenzione e di intenzione. Fastidio sì, vi ricordo, male no. Ora, riportiamo la pallina sotto il primo piede e mettendoci a piedi paralleli alla larghezza dei fianchi, iniziamo a dondolare spostando il peso del corpo da una gamba all'altra. Quando metto il peso del corpo sopra la pallina, butto fuori l'aria, quando lo sposto respiro e la volta successiva in cui torno sulla pallina cerco di premerla con un punto differente, che significa, in un termine molto ampio, che nel fare questo esercizio dovremmo premere la pallina con tutti i punti della pianta del piede, ivi compreso l'avampiede dove c'è l'attaccatura delle dita e il tallone. Quando io vado a lavorare sull'avampiede in questo modo, spingo gentilmente le teste metatarsali nella direzione opposta in cui spesso stanno quando i piedi sono rigidi e quando le dita si irrigidiscono. Quindi quello che probabilmente porterete a casa come sensazione è un appoggio del piede più ampio, più spianato sul pavimento. Facciamo la stessa cosa con l'altro piede,
andando a spostare il peso di lato a destra e a sinistra. E se ci avete fatto caso, vi ho già chiesto una cosa importante sulla respirazione. Quando vado sulla pallina, butto fuori l'aria. Quando mi sposto, prendo aria. E questo è uno di quei primissimi esercizi in cui possiamo cercare già fin d'ora di allenare quel concetto di movimento del corpo che segue il ritmo della respirazione. Abbinare una corretta respirazione è importante, ce lo dicono un sacco di tecniche e anche delle discipline antichissime come lo yoga, il tai chi. Gli effetti del movimento risultano migliorati ed estremamente potenziati se si respira correttamente. Ora, abbandoniamo il lavoro con la pallina e prima di fare qualsiasi altra cosa, vi chiederei nuovamente di rimettervi in quella posizione iniziale a piedi paralleli, bene appoggiati, eventualmente sempre con le mani appoggiate sopra la sedia, e di fare un attimino di nuovo un check, soprattutto relativo ai piedi, per sentire se nei piedi è cambiato qualche cosa. Le cose che potrebbero essere cambiate sono: sento i piedi più caldi, sento i piedi più larghi, sento i piedi che appoggiano meglio, oppure semplicemente sento i piedi. La pallina che non ci serve più, dovete per favore metterla in un posto dove non rischiamo poi che vi finisca tra i piedi durante i prossimi esercizi. Ora continuerò a farvi vedere i prossimi esercizi senza l'uso della sedia, di modo che possiate vedere bene ciò che faccio con i piedi, ma ovviamente li potete eseguire come sempre con le mani bene appoggiate alla spalliera. Dunque, inizio replicando un lavoro che ho fatto da seduto, così chi è seduto lo può fare tranquillamente, e cioè il sollevamento alternato dei talloni con relativo lavoro sulla mobilità delle dita del piede. Alzo un tallone e alzo l'altro, alzo un tallone e alzo l'altro. Siccome qui la mobilizzazione delle dita del piede è più intensa e marcata, all'inizio potete partire con più calma, non sollevando al massimo il tallone fin da subito. Quello che va fatto poi invece progressivamente è sollevare bene i talloni e dare un istante di sospensione alla posizione quando ho entrambi i talloni sollevati da terra, in modo da andare anche a stimolare la funzione di equilibrio in maniera un pochino più importante. E così cominciamo ad introdurre un'altra delle tematiche della lezione, l'equilibrio. Ora, sia da in piedi che da seduti, il movimento diventerà con entrambi i piedi. Salgo e scendo. Salgo e scendo. Che cosa dobbiamo curare? Uno, se siete in piedi, la pancia. Salire portando la pancia, lasciando questa zona centrale senza controllo, non è il massimo per garantire un buon equilibrio. Avere una muscolatura dell'addome che fa il suo mestiere è importantissimo per l'equilibrio. Quindi in realtà l'equilibrio è una questione che non è composta da un solo fattore. L'equilibrio è composto da tantissimi piccoli pezzetti e tutti questi pezzetti devono funzionare perché una persona possa avere un buon equilibrio. Ora, chi è seduto sicuramente questo problema non ce l'avrà. Voi che siete in piedi però vorrei vedere che date quell'attimo di sospensione al movimento, a dimostrazione del fatto che siete saliti e siete in grado di trovarlo questo equilibrio e di conservarvelo. Appoggiamo adesso i talloni a terra e ancora una volta faremo un esercizio che può essere fatto sia da in piedi che da seduti. L'esercizio è questo: appoggiando una o due mani sulla sedia o anche solo le dita, partiamo con l'appoggio, andremo a sollevare alternatamente le ginocchia verso il petto. Potete anche, mentre fate l'esercizio, capire che ce la fate con l'equilibrio
e farlo senza mani appoggiate. Se siete seduti, il movimento è lo stesso identico, facendo però attenzione ad una cosa: a non oscillare il busto in avanti e indietro per compensare il sollevamento, o addirittura per favorire il sollevamento della gamba. Che lo stiate facendo da in piedi o da seduti, adesso la situazione diventa un po' più difficile, perché ci deve essere un attimo di sospensione quando la gamba è su. Per chi è in piedi, questa sospensione significherà principalmente una richiesta di equilibrio maggiore. Per chi è seduto, questa pausa significherà principalmente un pochino più di fatica alla muscolatura delle gambe. Vogliamo metterci la respirazione? Butto fuori l'aria. Respiro. Butto fuori l'aria mentre sollevo. Respiro. Se avete poi già seguito le lezioni precedenti e sapete che cosa deve accadere all'ombelico mentre fate la respirazione, potete già fare la retrazione dell'ombelico durante la respirazione. Per chi invece ha le prime armi, vi consiglierei di non cercare di mettere troppe robe tutte insieme, perché sennò alla fine si fa casino. Ora, riappoggiamo ancora una volta i piedi a terra e torniamo tutti a sederci. Dunque, una volta che saremo seduti sulla sedia, facciamo ancora un istante di ascolto della posizione. Così anche per caso, se vi fosse venuto un po' di fiatone nell'esercizio precedente, ce lo facciamo passare. Allora, da questa posizione da seduti, ora faremo di nuovo degli esercizi per le caviglie e per le gambe. Mi spiace, oggi va principalmente così. E li faremo in questo modo: il sedere sta sul davanti della sedia, le spalle vanno indietro. Assumiamo quindi una posizione un po' scivolata sulla sedia, magari una di quelle che non sono proprio super composte, ma a noi in questo momento fa comodo questa posizione. Prima di cominciare gli esercizi da qua, vi dico una cosa: potrebbe essere necessario per alcuni di voi scegliere una sedia più bassa o mettere qualcosa sotto i piedi. Perché? Perché i piedi devono essere bene appoggiati e piantati per terra. Se avete scelto una sedia troppo alta e magari non siete tanto alti di statura, potreste ritrovarvi che faticate ad appoggiare i piedi a terra. O una sedia più bassa o due bei volumi dell'enciclopedia sotto i piedi. Da questa posizione, la prima cosa da fare è cercare di rilassare la schiena e di incavare un po' l'addome, di modo che la schiena, allungandosi in una posizione un po' rotonda, cominci piano piano a stirarsi. Ora, andiamo a replicare ciò che facevamo da in piedi o da seduti, ma con le spalle indietro. E cioè facciamo: butto fuori l'aria mentre la gamba viene al petto, respiro mentre la gamba scende. Soffio in salita e respiro in discesa. Ora, cominciate a fare questo movimento e successivamente cominciate ad introdurre una serie di dettagli. Le braccia le potete tenere tranquillamente rilassate lungo il corpo. Allora, quali sono i dettagli che devo inserire? 1. Rallentate il movimento. Perché? Perché quando il ginocchio viene al petto e io butto fuori l'aria, dovrei in teoria buttarla fuori tutta l'aria prima di tornare giù e respirare. Questo fa sì che io passi più tempo con la gamba vicino a me. Questo fa sì che la muscolatura di questo tratto lavori di più. Ora, rifaccio una richiesta che ho già introdotto quando eravamo in piedi. Da qui è più facile. Quando butto fuori l'aria, una cosa molto interessante da fare è attivare la parete addominale. In che modo? Quando butto fuori l'aria, tiro in dentro la pancia, come se mi stessi allacciando un paio di pantaloni che è diventato un po' stretto. Questa
retrazione dell'ombelico che faccio per allacciare i pantaloni stretti mentre espiro fa lavorare una fascia muscolare che si trova qua sotto, che è il transverso dell'addome e che è un muscolo importantissimo per la postura e soprattutto svolge una fantastica azione di protezione della colonna lombare. Avete mal di schiena? Se allenate il transverso dell'addome, il mal di schiena diminuisce. Magari addirittura potrebbe scomparire, ma diminuisce di sicuro. E soprattutto se questo muscolo è forte, non rischiate di farvi male facendo dei movimenti bizzarri. Ora andiamo ad inserire invece la trazione con le braccia. Cosa succede? Quando butto fuori l'aria, tiro la gamba verso di me. Tiro la gamba verso di me e continuo a tirarla fino a che non ho svuotato i polmoni come prima. Poi respirando la lascio andare. Quindi la respirazione, il ritmo della respirazione è rimasto invariato. Ho aggiunto questo lavoro delle braccia. A cosa serve questo lavoro aggiuntivo delle braccia? Dunque, farete caso che la gamba lavora meno così. Ma è entrato all'interno dell'esercizio un altro intervento, che è quello di allungamento. Quando io mi porto il ginocchio al petto, la muscolatura della parte bassa della schiena viene gentilmente stirata, allungata. Se fate caso, io ho i gomiti vicino al corpo mentre mi tiro la gamba al petto e le mie spalle, il mio collo sono rilassati. Cosa vuol dire questo? Che spesso per fare questo lavoro si fanno dei movimenti tipo così. Questi gomiti sollevati creano tensione muscolare nel collo, nelle spalle. Anche irrigidire i muscoli della parte alta della schiena crea un aumento di tensione che in questo momento non ci serve assolutamente a nulla. Ora, riappoggiamo entrambi i piedi sul pavimento e stacchiamo la schiena dalla spalliera. Dopodiché andiamo a fare un lavoro di mobilizzazione della colonna e poi dopo ve lo dico. Allora, le braccia sono lungo il corpo, i piedi sono ben piantati per terra, gli ischi sono sulla sedia. Inspiro e poi espirando scivolo di lato come se volessi toccare per terra, guardo anche in giù. Ma l'obiettivo non è toccare per terra. Poi quando respiro riparto e vado dall'altra parte buttando fuori l'aria. Quindi il movimento di per sé è banale. E tra l'altro le prime inclinazioni che andiamo a fare, fatele piccole. Butto fuori l'aria, lascio andare il peso della testa e del braccio ed è un po' come se questo peso mi aiutasse ad andare in giù, creando l'allungamento sul fianco opposto. Quando vado di lato con il busto, per esempio adesso che io sto andando a sinistra, il gluteo destro deve rimanere ben piazzato sulla sedia, perché se no succede questo. Scendo molto, ma avendo svincolato il gluteo dalla sedia, l'effetto di stiramento è molto molto meno. Invece provate a dimenticare il braccio e la testa che non vi servono, pensare al gluteo in questo momento e sentirete qui di fianco che cosa accade. Man mano che faccio l'esercizio poi l'ampiezza del movimento e anche il ritmo si modificheranno, diventeranno entrambi l'ampiezza più ampia e il ritmo più lento. È nel momento in cui io sto di lato che faccio sì che l'esercizio accada. Ora, la prossima volta in cui torniamo in centro con il tronco, ci fermiamo in questa posizione e torniamo per un attimo indietro con le spalle dove eravamo prima. Prendiamo con le mani il ginocchio destro, ce lo portiamo vicino al petto, ma senza esagerare, perché ora il nostro obiettivo è qua sotto la caviglia. Muovo il piede sollevando il più possibile la pianta del piede, spingendo con le unghie verso lo spinco e poi spingendo la pianta del piede in basso. Quindi sollevo e poi abbasso, sollevo
e poi abbasso. Attenzione che per farlo bene bisogna farlo lentamente. Soprattutto ricordatevi qui, quando la punta è sollevata, tirate forte con questo muscolo, tirate super forte. Invece quando la punta del piede va in sotto, vi consiglierei di evitare di piegare le dita come se fossimo tutti ballerini della Scala, perché quel movimento così accentuato che coinvolge anche le dita potrebbe innescare un crampo. Quindi quando tiro su, tiro forte. Quando vado in giù, spingete con il piede come se voleste mettere la macchina a tavoletta, in alto e in basso. Ora lo stesso piede andrà in dentro e in fuori, in dentro e in fuori, cercando veramente il più possibile di concentrarvi per muovere solo dalla caviglia in giù. Ginocchio fermo, gamba ferma, caviglia che spinge la punta del piede in dentro e poi in fuori, in dentro e poi in fuori. Può essere che le caviglie scricchiolino, ve lo dico. Così come può essere che il movimento che riuscite a produrre sia piccolo, ma non importa. Sempre questo piede ora fa un movimento circolare. E qui è sempre più forte la tentazione di muovere la gamba. No, non fatevi ingannare. Braccia rilassate, collo morbido, girare soltanto la punta del piede. Immaginate di avere una matita infilzata tra l'alluce e il secondo dito e con quella matita di disegnare un cerchio su un foglio. Questo cerchio deve essere ovviamente rotondo e il movimento deve essere morbido e continuo il più possibile senza spigoli. Lo stesso piede disegna il cerchio nel senso opposto ed è possibile a questo punto che questa parte anteriore e laterale della gamba cominci a lamentarsi. Tenete duro! Ancora un po', non tantissimo. Ora, giù questo piede, a noi la gamba sinistra e riprendiamo esattamente con lo stesso movimento. Punta su e punta giù. Punta su e punta giù. Ricordatevi l'enfasi quando la punta viene sollevata piuttosto che quando va in sotto. Non so se l'avete capito, ma oggi le gambe sono il nostro bersaglio della lezione. La punta del piede va in dentro e va in fuori, in dentro e in fuori. E qui adesso, mentre il piede va in dentro e in fuori, nasce un'altra piccola richiesta, che in realtà non ha niente a che vedere con il piede, ma che vi chiede di portare l'attenzione su più cose contemporaneamente. E cioè, è vero che devo pensare a come muovere il piede, ma nello stesso tempo devo essere certo di avere il collo rilassato, le spalle morbide, questa gamba che non è caduta fuori per i fatti suoi. Ora rotondo. Ricordatevi sempre la matita infilzata tra l'alluce e il secondo dito e di disegnare un cerchio grande, rotondo e continuo. E potrebbe essere che il piede sinistro non sia così collaborativo come il destro. Giro il piede nel verso opposto. Riappoggio il piede a terra. Allora, da questa posizione sono importanti i piedi bene appoggiati a terra. Stacchiamo la schiena dallo schienale e guardate, ho già le mani appoggiate dietro per fare il prossimo esercizio che molti di voi già conoscono, che è la mobilizzazione in flesso estensione della colonna, e la facciamo sempre nello stesso modo. Buttando fuori l'aria dalla bocca, arrotondiamo la schiena, portiamo la pancia in dentro, il famoso ombelico, e lasciamo andare la testa in avanti. E stiamo in questa posizione fino a che non abbiamo la sensazione di aver buttato fuori tutta l'aria. Poi, inspirando possibilmente dalle narici, estendiamo la schiena, ci aiutiamo spingendo con le braccia sulla sedia, eh? Le spalle vanno indietro, il petto viene in fuori, il collo però rimane dritto e respiriamo quanta più aria possibile. Così poi, quando nasce il bisogno di espirare, soffiando con la bocca, ritorniamo nella posizione curva. Ora,
Proseguite questo movimento seguendo il ritmo della respirazione. Ogni volta che avete bisogno di prendere aria, la schiena si raddrizza, lo sguardo è diritto all'orizzonte, le spalle vanno indietro facendo lavorare qua, qui in mezzo, questa muscolatura in mezzo alle scapole. Quando invece vado in avanti buttando fuori l'aria dalla bocca, l'unica cosa che faccio attivamente è tirare indietro l'ombelico. Questa mobilizzazione della colonna in estensione e in flessione rende la colonna più elastica e un po' la prepara a quello che dobbiamo fare tra poco. La prossima volta in cui vi ritrovate con la schiena bene diritta e siete lì impettiti, petto in fuori, spalle indietro, interrompete il movimento e durante la espirazione semplicemente lasciamo andare le braccia mantenendo la colonna bene eretta. Adesso però facciamo un piccolo lavoro sulla parete addominale e lo facciamo così. La schiena si arrotonda e va indietro, i piedi sono ben piazzati per terra. Incrocio le braccia in questa maniera, mettendo la mano destra sulla spalla sinistra e viceversa. Da questa posizione che cosa faccio? Una bella inspirazione con il naso, mentre espiro con la bocca, prima tiro dentro l'ombelico e poi abbassando i gomiti, arrotondando la colonna, vengo a raddrizzarmi. E poi da qui respiro e mentre butto fuori l'aria, arrotondo la schiena, scendo con i gomiti verso le cosce e piano, 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 tenendo il mento vicino al petto, vado a cercare lo schienale. Respiro, mentre butto fuori l'aria, abbasso un po' i gomiti verso le cosce, tiro dentro l'ombelico, schiaccio la pancia per salire, raddrizzarmi e quando sono su, mi estendo bene, guardo diritto davanti a me, inspiro dal naso, così quando butto fuori l'aria di nuovo, pancia dentro, dentro l'ombelico, mento vicino al petto, rotondo, 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 rallento il movimento andando a cercare lo schienale della sedia. Allora, di profilo, così si vede meglio. La spalliera della sedia è come se fosse di cristallo, quindi dovete appoggiarvici con estrema gentilezza. Butto fuori l'aria, estendo, inspiro, espiro, arrotondo la schiena, il mento vicino al petto, vado piano indietro a cercare lo schienale. Inspiro, dentro l'ombelico, abbasso i gomiti e poi salgo su. Fate lavorare questa zona. Uno, tirando in dentro la pancia, schiacciando dentro l'ombelico. Due, sentendo che il movimento di salita parte da questa parte che si accorcia e che il movimento di discesa avviene così lentamente perché questa parte, ovvero la parete addominale, frena la discesa della schiena. Lo so, questa era una richiesta un po' difficile. Vabbè. Allora, la prossima volta in cui ci ritroviamo appoggiati indietro, ci fermiamo indietro un istante. Dopodiché ci aiutiamo con le braccia, raddrizziamo la schiena ancora una volta e lasciamo le braccia lungo il corpo, perché non è che possiamo dimenticarci completamente delle braccia. Allora, che cosa faranno le braccia in questo movimento? Inspiro, porto le braccia in alto, espiro, porto le braccia in basso. Quando prendo aria le braccia vanno su, quando butto fuori l'aria le braccia vanno giù. Allora, mentre proseguite con l'esecuzione del movimento, ecco arrivare le solite note. Primo, sarebbe bello arrivare tutti con le braccia qui, così in alto, che tirano verso il soffitto, anzi che vanno quasi indietro rispetto alla linea delle orecchie. Però magari non succede. Allora cosa devo fare? Nulla. Arrivate con il movimento delle braccia semplicemente fino dove le vostre spalle vi permettono di arrivare senza cominciare a lamentarsi o a fare male. Vado su, inspiro,
Se il movimento delle braccia finisce qua, ma ho ancora spazio per prendere aria, sto lì. Lavoro tirandomi verso il soffitto e contemporaneamente prendo aria e poi butto fuori l'aria quando scendo. Se quando sono giù con le braccia ho ancora aria da buttare fuori, sto qui e la butto fuori. Lo scopo dell'esercizio è duplice, ma forse anche di più. Perché? Uno, stiamo mobilizzando le spalle. Due, stiamo, fateci caso, estendendo la colonna. Quando io porto le braccia in alto, la mia colonna si estende. Anche se non le porto molto in alto, posso usare questo movimento per cercare di estendere la colonna, portare lo sterno in avanti. 3. Stiamo comunque ponendo enfasi sulla respirazione, sul prendere tanta aria e sul buttare tanta aria, quindi stiamo portando a casa 3 risultati con un esercizio soltanto. Ora, rilassate le braccia lungo il corpo e facciamo un pochino un esercizio che ha una serie di livelli differenti. Allora, l'esercizio che andremo a fare è questo qua. Useremo il movimento di oscillazione delle braccia, che a questo punto non segue più il ritmo di prima, e capirete tra poco perché, per dare lo slancio al prossimo esercizio. Cioè, parto facendo oscillare le braccia in alto e in basso, anche se arrivano qua. Uso ad un certo punto il movimento e l'energia raccolta dal movimento delle braccia per aiutarmi a alzarmi in piedi. Slancio le braccia, questa cosa dovrebbe dare un pochino di spinta al corpo per aiutarlo a tirare sul sedere dalla sedia, e soprattutto perché slanciando le braccia in automatico porto il busto in avanti e verso l'alto, che è una tematica importantissima per alzarsi in piedi. Ma c'è sempre un ma, come dice mia figlia. Potrebbe non essere così facile alzarsi dalla sedia anche slanciando le braccia. Così come potrebbe essere che alcuni di voi non se la sentono, non si fidano. Ma c'è un trucco. Ve la ricordate l'altra sedia che vi ho chiesto di procurarvi? Mani. Opla. Ovvio, non vi potete aggrappare alla sedia per salire, perché sennò la sedia vi viene dietro. Però è pur sempre un aiuto, soprattutto per quelle persone che quando si alzano in piedi temono che di poter avere un giramento di testa. Sono appoggiato, ok? Vi mettete la sedia qua vicino, per appoggiarvi il busto si sbilancia in avanti e questa cosa ci aiuta ad alzarci. Invece coloro che slanciando le braccia la fanno facile possono eliminare il movimento di oscillazione delle braccia e rendere l'esercizio più interessante tenendo le braccia incrociate sul petto. Ora, se mentre io spiegavo tutta questa cosa voi avete eseguito da bravi soldatini l'esercizio, probabilmente vi sarete alzati e riseduti almeno una ventina di volte. Ma io conto che magari qualche ripetizione in più abbiate voglia di farlo e vi lascio un po' di tempo ulteriore per fare questo movimento, ricordandovi che nel momento vi girasse la testa, vi sentite stanchi o le gambe non vi tengono più, vi sedete, respirate e vi riposate. Anche perché la nostra lezione non è finita e quindi dovete tenere duro ancora una decina di minuti. Allora, siamo seduti tutti quanti e stiamo un pochino riprendendo il fiato dall'ultimo esercizio. E mentre riprendiamo il fiato dall'ultimo esercizio, riprendiamo invece il lavoro delle braccia. Allora, aggiungiamo un pezzo. Quando inspiro vado in su, come prima, facile facile. Quando butto fuori l'aria dalla bocca, le braccia scendono, ma quando arrivano vicino al corpo, le mani si ruotano, i palmi vanno indietro, perché mentre butto fuori l'aria, i palmi delle mani vanno in alto verso il soffitto quanto più possibile. Poi quando inspiro, torno in su. E nuovamente quando espiro, poi vado a spingere con i palmi verso l'alto. Allora, mentre fate l'esercizio, come al solito, tutti i trucchi.
Abbiamo detto che se le braccia salgono anche meno o non sono perfettamente distese, non ha importanza. A che cosa devo stare attento quando le mie braccia vanno indietro? 1. La contrazione qua dietro. Le scapole che si chiudono. Dovete avere proprio le braccia che scorrono vicino allo schienale della sedia, non qua fuori. Questa è un'altra cosa. Quindi, più le braccia stanno vicine allo schienale, più quella muscolatura in mezzo alle scapole, tra le scapole e la colonna vertebrale, lavora. E quella è fondamentale. Tiene dritta la parte alta della schiena. 2. Se io piego il busto in avanti, accidenti, mi sembra che le mie braccia siano andate in altissimo, praticamente al soffitto. Ma questo è accaduto semplicemente perché io mi sono piegata in avanti. Quindi, non barate! La schiena è dritta, 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 eh? Lo sguardo è all'orizzonte, lì rimane, le braccia vanno in alto. Dove arrivano, arrivano. Non è quello il problema. 3. Vi state ricordando di abbinare il movimento al ritmo della respirazione? Ora lasciamo scendere le braccia con la prossima espirazione e andiamo a fare un ultimo blocco piccolo, promesso, di esercizi da in piedi. Nuovamente ci sarà di aiuto la sedia e questa volta gli esercizi prevedono proprio l'uso della sedia, quindi non è più decido se usarla oppure se sono bene in equilibrio non la uso. Questa adesso ci serve assai, quindi teniamola qua, proprio a portata di mano. Nel senso che le mani ce le dobbiamo appoggiare sopra. Poi mettiamo il piede destro vicino alla sedia e il piede sinistro lo mettiamo indietro. Subito, note. Tenete i piedi non solo distanziati in questo senso, ma anche in questo, perché così la base di appoggio è più ampia, l'equilibrio è migliore. Del piede dietro, il sinistro, il tallone dovrebbe essere appoggiato a terra. Questo significa che se avete il piede sinistro molto indietro, è probabile che il tallone a terra non ci stia appoggiato. Trovate quindi una distanza tra i due piedi che vi permetta di tenere il tallone sinistro a terra. E poi verificate di avere il piede sinistro allineato e non così con il tallone in dentro e le dita in fuori, perché così funziona poco l'esercizio. Quindi il piede sinistro è dritto. Quindi la gamba destra un pochino si piega e le mani si appoggiano gentilmente sulla spalliera della sedia. Ora io la tolgo così voi potete vedere. La posizione è questa. Ho una posizione di affondo, ho le mani appoggiate sulla sedia in maniera morbida e rilassata, il tallone dietro è appoggiato a terra e quello che dovrei sentire è il polpaccio della gamba sinistra che tira, vero? Se tira poco spostate il piede sinistro più indietro, se tira molto portate il piede sinistro più avanti. Ora, ipotizzando che mentre vi spiegavo tutti gli aggiustamenti da fare della posizione, voi abbiate fatto l'esercizio di stiramento, a breve, non subito, andremo a cambiare il piede. E cioè ora, il piede sinistro è avanti, il piede destro si sposta indietro. Nello spostarsi indietro, subito allineate il piede, posate il tallone sul pavimento e poi piegate un po' la gamba sinistra anche per dare più stabilità alla posizione. Appoggiatevi con le mani sulla sedia, ma non aggrappatevi alla sedia, abbarbicatevi, collassate sulla sedia, no. È sempre la sedia di prima, quella che ha lo schienale fatto di cristallo, quindi ci si appoggia piano. Non è tanto la posizione delle spalle in avanti che genera lo stiramento, è il bacino che viene in avanti, che aumenta lo stiramento sul polpaccio. Poi, piccola nota sugli esercizi di allungamento muscolare. Quanto
devo sentir tirare. Io dico sempre che lo stiramento va immaginato come una barra, dove 0 è non sento niente, 10 è mi fa malissimo, e che l'esercizio di stiramento dovrebbe produrre come sensazione 7. Per quanto tempo devo mantenere la posizione di stiramento a 7 di livello? 1 minuto, perché così sono certo di aver fatto un esercizio che abbia prodotto una modificazione nel muscolo a livello di tensione che non sparisce immediatamente, ma che permane. Ora, riportiamo entrambi i piedi vicino alla sedia. Quello che vi chiedo di fare adesso è la sedia che c'è davanti a voi, di ruotarla in questo modo, in modo da avere lo schienale direttamente davanti a voi e la seduta più vicino a voi. Quello che facciamo è posare le mani sullo schienale, spostare un pochino indietro i piedi e allungarci in questa posizione. Nell'allungarsi nella posizione, che cosa faccio? Porto i piedi indietro, tengo i piedi alla larghezza dei fianchi e se le gambe tirano molto, piego tranquillamente un po' le ginocchia. Diciamo che l'esercizio fantastico sarebbe con le gambe stese perpendicolari al pavimento e il busto parallelo a terra o addirittura più basso. Ma qui stiamo parlando di quello che potrebbe essere il punto di arrivo di un lungo percorso di allungamento. La cosa fondamentale è stirare la parte posteriore delle gambe in una maniera che sia gentile, il famoso 7 di prima, e non sentire male alle spalle. Se avvertite male alle spalle, potete fare l'esercizio anche da questa posizione, oppure se non siete molto elastici lo potete fare da questa posizione qua, con le mani appoggiate sulla seduta della sedia, le gambe sono rimaste nella stessa identica posizione, possono essere stese oppure possono essere piegate se tira molto e la testa è rilassata in avanti a ciondoloni. Ora, prima di muovervi per abbandonare questa posizione, ascoltate attentamente quello che bisogna fare. Che abbiate le mani sulla spalliera della sedia o sullo schienale, dobbiamo piegare bene le ginocchia e camminare piano piano avvicinando le ginocchia alla sedia. Poi, tenendo le mani a questo punto tutti sullo schienale, andiamo piano piano con la schiena rotonda a raddrizzarci lentamente, soprattutto la regione del collo, per evitare che vi giri la testa. Dopodiché la sedia può finalmente tornare a fare ciò che è il suo mestiere, e cioè ospitare noi da seduti. E possiamo realmente sederci a questo punto. Sederci, sì, perché incredibilmente, come alcuni di voi penseranno, abbiamo quasi finito, quasi. Manca solo un piccolo pezzetto, che facciamo seduti comodi, appoggiati allo schienale, con i piedi bene a terra. Le braccia tornano a cercare quella posizione o lungo il corpo o con le mani appoggiate in grembo in cui la sensazione di collo e spalle senza tensione sia massima. Ora che siamo qua seduti così, possiamo anche permetterci di chiudere gli occhi, perché in realtà quello che faremo adesso è solamente un lavoro di respirazione, di attenzione alla respirazione. Respiriamo in questo modo. L'aria entra dal naso. Respiro lentamente, ma ampio, profondo, come per riempirmi di aria il più possibile. Immaginate di respirare un profumo buonissimo e di volervi riempire di questo profumo usando il naso. Respiro. Quando ho raggiunto lo stato a polmoni pieni, mi fermo e mantengo quello stato quanto più a lungo riesco.
il corpo ad un certo punto mi dirà che ha bisogno che io butti fuori l'aria. Allora butterò fuori l'aria usando la bocca, la lascerò uscire come se fosse un sospiro, anche uno sbadiglio, e la lascerò uscire piano 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 tutta, aiutandomi magari soprattutto nella parte finale della respirazione un pochino con quel lavoro dell'ombelico che viene indietro, e manterrò lo stato a polmoni pieni, vuoti, perdonatemi, fino a che il corpo non mi dirà respira, al che di nuovo dalle narici ricomincerò a prendere aria. Quindi, ad occhi chiusi o aperti, come preferite, la respirazione adesso è composta di 4 fasi distinte. Prendo aria, tengo l'aria, butto l'aria, sto a polmoni vuoti. Non concentratevi, non fissatevi sul fatto di voler fare necessariamente delle fasi o delle pause della lunghezza che voi avete deciso. Lasciate che sia realmente il corpo a dirvi quando è il suo tempo. Mentre continuate a fare questo esercizio, vi spiego qual è banalmente il motivo, la ragione che sta alla base di questa respirazione che state facendo. Prima di tutto, questo è un tipo di respirazione dove il tasso di ossigeno e di anidride carbonica all'interno del corpo varia e è noto che respirare in questo modo abbia degli effetti benefici su l'ansia, sugli stati di tensione emotiva. Dal punto di vista meccanico, fisiologico, stiamo invece usando una parte di polmone di respirazione che solitamente non utilizziamo, perché di solito ne usiamo solo una piccolissima parte con una respirazione molto superficiale. Ora, con la prossima espirazione, riaprite pure gli occhi e rimanete seduti così come siete ad aspettare. Ad aspettare che cosa? Beh, una delle cose che potrebbe essere successa è che, avendo forzato la respirazione e magari non essendo molto pratici di questo tipo di lavoro, si tende solitamente a prendere quanta più aria di quella che buttiamo, e questo innesca un meccanismo che si chiama iperventilazione, che poi alla fine ci fa girare la testa. Allora, giusto per prevenire i giramenti di testa, passiamo ancora un minuto qua seduti, che è il minuto in cui solitamente io vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima lezione, che sarà venerdì alle 15. Parallelamente vi ricordo che domani pomeriggio alle 15 su questa pagina Facebook ritrasmetteremo una conferenza del neurologo dottor Campana che ci parlerà della gestione delle malattie neurologiche ai tempi moderni. Domani nella mattinata su questa pagina verrà condivisa una nuova pratica messa a punto dalla nostra insegnante di yoga Adriana, studiata specificatamente per voi. Cos'altro dirvi? Cercate per favore di rimanere attivi e in movimento, che non significa dovete necessariamente uscire, e che non significa mettersi a fare delle cose assurde in casa. Questi video sono a vostra disposizione, potete andarli a recuperare in qualsiasi momento e fare la parte di esercizi che vi serve. Ora, io vi saluto e vi ringrazio, vi ricordo che siamo tutti noi dello staff a vostra disposizione per qualsiasi domanda e per tutte le altre informazioni relative alle nostre attività che vi viene voglia di chiedere. Grazie a tutti, buona giornata!